AstraZeneca era data fino a 55, under 55, perché era stata sostanzialmente sperimentata sopra i 18 e sotto i 55. AstraZeneca è quel vaccino che ha avuto quell'errore nella riduzione del dosaggio che ha dato un'efficacia maggiore del dosaggio intero. E quindi già questi due elementi Sì, con non una sono dose e molto mezza, mi chiari. ricordo una cosa del genere, Esatto, una mezza dose in una sperimentazione di un gruppo. Poi devo dire che costa poco, devo dire che quello che costa poco, si mantiene molto meglio perché non ha bisogno della catena del freddo. Fondamentalmente ha un problema però, che la seconda dose deve essere somministrata non prima di 63 giorni e entro 12 settimane, cioè dopo 12 settimane, che vuol dire che molti credono che se si sottopongono al vaccino AstraZeneca, loro avranno una copertura solo parziale fino a che non trascorrano almeno altre 12 settimane. Questo voglio tranquillizzare, si può fare AstraZeneca, è un ottimo vaccino, è buono, ha tanti vantaggi, anche oltre i 65 anni. Il problema è non i soggetti oltre 65 anni affetti da diverse patologie. Per cui in realtà andrebbe bene per i soggetti anche ultra 65 anni sostanzialmente sani come forma di ok. prevenzione della malattia. Però dà Ok. ancora qualche Però problema, non è questo, chiaro questo vaccino. professore.